Virginia. Sono dispiaciuta della vostra mancata rielezione vicaria, ma sono sicura che continuerete a obbedire in modo irreprensibile alle regole del nostro ordine, così come si conviene ad una signora del vostro rango. Avete altro da dirmi? Sì, aspettate. Io sono certa che voi avete sempre cercato di condurre una vita monastica irreprensibile, ma il mondo fuori di qui è pieno di persone maligne, pronte ad usare qualsiasi mezzo per screditare la Chiesa. Mi è giunta notizia di strane e oscure voci che circolano riguardo l'assassinio della nostra conversa Caterina. Si dice che chi l'ha uccisa volesse metterla a tacere. La Chiesa ha il dovere di proteggersi per la gloria di Dio e per il bene del suo gregge. Forse voi non ci siete riuscita, Virginia. Ed è per questo che state eletta Suor Francesca in Versada al vostro posto. Ma io sono una deleiva e non vi è voce che possa infangare il luogo dove io abito. Nessun nome può impedire le lingue di sciogliersi. Per accusare servono prove, ma per parlare basta il sospetto. E tutta Monza parla. Si fabbricano chiavi che aprono porte che non dovrebbero mai essere aperte. Se tutto ciò dovesse continuare, mi vedrò costretta a riferirne al vicario criminale. E tutta la verità verrà finalmente alla luce. Suor Francesca, ora che siete stata eletta voi madre vicaria, dobbiamo porre fine a questa situazione. Suor Virginia conduce una vita che offende Dio e disonora il nostro monastero. In tutti questi anni, per paura dei deleiva, il timore di uno scambio.